Borne, di Cristian Borghi, antica posta di Levante a Picchio. Buonasera. Allora, vabbè, il tema era stuzzicante, insomma, tutti hanno fritto, e la frittata invece per me è il piatto della memoria, no? Il piatto proprio c'è tutte le componenti della memoria. La stagionera perché mi ricorda il panino con la frittata che veniva incartato per il pasto a portare fuori. E la frittata, vabbè, sono uova di qui, sono le due uova ragazzi del Borgo, la cipolla con la cipolla di Certaldo, quindi un presidio Slow Foods, e il pane invece è fatto la farina di Unia, rosmarino dell'orto e la farina del Mugello. Loro hanno il mulino interno loro, quindi producono tutto in filiera. E quello che avete sempre una polvere di cipolla, perché sapendo di dover fare una frittata grande, quindi non avere, quello era sempre nella memoria, no? Il bordo esterno un po' bruciacchiato della frittata, noi si è essiccato un po', arrostito le cipolle, era la polvere finale, doveva ricordare nella mente questa, il vero panino della frittata, per la mia nonna era così. Diciamo, ce lo dici un po' come l'hai realizzato? Questo è semplice, si è preso la cipolla, si è sbollentata e poi si è messa a seccare in forno a bassa temperatura a 100 gradi, l'ultima parte appunto per dare questa tostatura a 130, asciutta e quindi è essiccata. È proprio semplice, poi sull'acqua, niente di troppo difficoltoso, insomma riproponibile e riproducibile anche a casa, insomma un po' di pazienza.